a tutti! Allora, oggi mi voglio truccare e voglio fare un trucco molto molto easy, veloce, praticamente quotidiano, per ispirarvi un pochettino. Partiamo col detergere il viso. Siero. E ma dove sta andando sto siero? Mi sta a casca addosso. BB cream e a mo' di indiano, di moicano. Mi sono fatta anche i baffi. E voilà! Prendo un po' il pennello e un po' le manine, vediamo che cosa ci può uscire. Prendo una base Tortora, quindi questa qui, e la stendo e spando per tutta la palpebra. È arrivata l'ora del dito. Poi prendiamo un marrone scuro, praticamente l'ho consumato perché me lo sono messo tutto, e un po' di nerino, e andiamo a mettere alle estremità. Ovviamente se dovete sentire, insomma, dove andate a mettere, dovete sentire l'occhio, ok? E fate sempre quell'arco di cui vi parlavo. Sempre l'archetto, io lo sto facendo con le dita perché l'altra volta l'ho fatto con il pennello. Questa volta, insomma, vi faccio vedere che succede a farlo con le dita, cioè si sfuma molto molto meglio. Un altro. Io generalmente mi trucco sempre così, molto molto prima di uscire, perché ci vuole tempo. Sono in grado anche di cambiare forse 7 outfit in giro di un'ora. Quindi sono famosa in famiglia per questa cosa. Io aggiungerei ancora del nero, solo nero, qui. Picchiettare. E tirare all'interno. Questo è quello che esce. Ovviamente è da sfumare bene, insomma, perché se non volete far uscire molto il nero di qui lo togliete, insomma, dipende sempre poi dove siete arrivati. Però a me piace molto sfumato anche al di fuori, quindi va bene. Allora, se vi piace la matita nera, mettiamo anche la matitina nera. Perché fa molto rock, infatti la mettevo molti molti anni fa, quando andavo un po' di più, insomma, me la mettevo. Poi ho smesso perché comunque poi ho scoperto la funzionalità della matita bianca, insomma, boh, la metto proprio in occasioni, che ne so, quando sono vestita magari tutta nera, che può dare quella cosa di rock un po' così, no? Anni 80-90, quindi nel caso la metto, altrimenti anche no. Volevo truccare anche la parte di sotto, cioè diciamo che questo trucco dura davvero, ci vogliono penso 15 minuti. Se avete 15 minuti prima di uscire, insomma, potete fare questo trucco. Allora, diciamo che prendiamo il pennello, adesso serve il pennello, prendiamo il marrone che abbiamo utilizzato per passare sull'occhio, scarichiamo un po' di nero, scarichiamo e andiamo. Una sorta di smokey eye facciamo, partite dall'esterno senza fare insomma il panda, cioè seguite la linea insomma dell'occhio senza andare troppo in basso, perché altrimenti davvero metterete di panda. Perché è molto semplice, alla portata proprio, cioè poi il marrone e il nero sta bene davvero su tutto. Eccolo qua, scusate il casino anche qui dietro perché insomma, ecco. Diciamo che la tintura dell'occhio è fatta, cioè nel senso tre colori si usano. Ho provato questo nuovo
Rimmel Essence, devo dire che assolutamente buoni, cioè costano poco e comunque sono buoni. Devo dirvi che alcune marche, magari rispetto ad altre, mi danno più fastidio agli occhi, ve lo devo dire. Però se si va sulla linea Essence, ad esempio, l'OVS anche, lo compro all'OVS, sono praticamente testati e sono antiallergici, quindi comunque non è pesante. Ho provato il rimmel della L'Oreal, non me la toccate, cioè proprio a un altro livello, però dipende anche molto dallo spatolino. Questo spatolino è fatto un pochino per dare forma all'occhio, no? Si chiama molto il semicerchio dell'occhio, no? Quindi è molto molto comodo. Allora, diamo una bella spolverata sulle ciglia. No, molto carino questo rimmel, mi ci trovo bene, bene, bene proprio. Fatemi sapere che rimmel utilizzate voi. Magari possiamo comparare. C'è da dire che io personalmente, insomma, va bene, non ho problemi di allergie, quindi. Cioè, se vi dico il prezzo di questo, vi spaventate, quindi, cioè, vi spaventate nel senso buono, che insomma, molto economico e anche buono, insomma, ecco. Sotto non lo metto perché mi piace avere l'occhio un po' sparato e lo rimetto solo alla parte esterna dell'occhio, quindi tiro un pochettino e l'ho andato sopra. Sereni, che si risolve tutto. Vado a prendere il cotton fioc. Allora, non ho trovato il cotton fioc, ma prenderò un pezzetto di carta. Sì, basta passare su senza bagnarlo, senza niente, perché se lo bagnate fate un inquacchio assurdo. È assurdo. Passiamo qua alle guanciotte. Prendiamo una terra abbronzante. Non è Chanel, non è Yves Saint Laurent, ma Chaka, sempre della linea che provo all'OVS. Quanto basta? QB. Pesciolino. E andiamo su. Andiamo su perché giochiamo con le ombre, ok? Perché fatesi fare delle patacconi qui non ha davvero senso. E poi questa è una terra abbronzante, cioè non è di quelle terre che appena tocchi diventi marrone. Anzi, anche di brillantina, molto carina. Ripeto, QB. Dipende quanto tonda avete la faccia, però non esagerate mai. Eccolo l'effetto, guardate. Bello. Un po' dorato. Insomma, da un po' delinea un pochino il viso, però senza esagerare. Ripeto, scusate come quello dietro, però. Allora, io ho comprato, indovinate dove? Sempre una crema per le sopracciglia. Allora, io la crema per le sopracciglia non l'ho mai utilizzata. Ho usato sempre, sempre e solo le penne. Però, dato che voglio proprio il riempimento anche, ho detto, guarda, sai che c'è? Proviamo questa. Anche perché aveva un prezzo davvero, davvero comodo, molto alla portata di tutti. E quindi l'ho voluto provare. Nel frattempo, metto prima questa. Questo non è molto coprente, in fin dei conti. Cioè, non copre molto, quindi ho detto, sai che c'è? Prendiamo la crema. E quindi. Oh, crema. Ta-da! Praticamente ha un pennellino, cioè. Un pennellino, cioè, molta. Allora, multitasking, nel senso, qui c'è il pennellino alla punta, molto morbido. Poi si svita. E dentro c'è la crema. L'ho presa su per giù sul grigio, forse è marrone scuro scuro tendente al grigio, insomma non lo so, però dato che le ho tatuate e sono tatuate purtroppo nere e non marrone come mi era stato detto, stanno diventando grigie. Allora noi intingiamo. La resistenza gli do voto 7. Il rossettino, allora mettiamo un colore un po' più sul rosa antico, non cipria, cipria basta, proviamo questo rosa antico. Ah, vi volevo far vedere le sopracciglia come sono venute. Ecco. Ok,
fin dei conti. Mettiamo un rosa antico 3, numero 3. Le jeux sont faits. Ecco qui. Un trucco veloce, veloce. Sta bene con tutto. Buona serata.